innanzitutto buonasera, molto contento, perché avevo tanta voglia di cominciare a lavorare soprattutto perché ho trovato un gruppo con tanta voglia di, come ho detto, di lavorare e di crescere, quindi questo mi fa piacere tanto lavoro e ho cominciato a capire più o meno l'idea del gioco che vogliamo avere vorrei essere ripetitivo, però stiamo avendo tanto volume di lavoro, minuti alle gambe siamo concentrati su queste cose. Ti sei mosso una partita a sinistra e una partita a destra, però hai sempre mostrato soprattutto ottima proprietà di palleggio, cioè sei uno che ama impostare l'azione del problema. Sì, sì, giocare anche centralmente non, mi fa piacere, mi piace sia a destra, a sinistra o centrale, però come detto prima mi piace mettermi a disposizione del gruppo, dei miei compagni e cercare di dare una mano, sia poi la posizione la sceglie il mister, però io mi concentro su questo, su stare a disposizione del gruppo e dare una mano ai miei compagni quando sono in campo. Ma conoscevi Cicizzone? No, non siamo mai stati insieme, la prima volta che ci conosciamo. Però parlate della stessa lingua. Certo, sì. Più o meno, perché lui è di un'altra zona, quindi secondo me lui non parla meno spagnolo, però sì, dai. Un'impressione di questa prima settimana di ritiro che avete fatto? Come ho detto prima, stiamo piano piano trovando l'idea di gioco e lavorando su queste cose, su quello che ci chiede e ci chiederà il mister. Contento per il lavoro e soprattutto per il gruppo. Dei tuoi compagni, chi ti ha impressionato di più in questi primi giorni? Adesso non ti posso dire uno, dai, però. Ti ripeto, sono contento perché ho trovato un gruppo con tanta voglia di lavorare e di crescere e questo per me è importantissimo. Impressione su Instagram, quanto è importante lavorare, allenarsi con un difensore tanto come Andiello? No, lo stesso, ho trovato una persona che vuole intensità, serietà, professionalità e io sono d'accordo con queste cose, quindi mi sono trovato almeno finora molto bene. E su Angelo? Uguale, lo stesso, ripeto la stessa cosa, c'è un gruppo anche fuori, cioè lo staff, tutto lo staff e tutta la gente che lavora per Perugia, almeno la prima impressione è stata quella. Ok, grazie. A posto. No, grazie a voi. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.